Ecco, siamo. Prima la stop un po' pallino. No, quello non me lo ricordo. Ecco. Siamo qua, siamo in live. Ci siamo. Anche stasera. Però stasera saremo più brevi, anche se è stata apprezzata molto. C'erano delle domande interessanti. Qualcuno ha fatto delle domande interessanti. Dai. Non c'era Enrico. Enrico ti aggradava come domande, dai. Era una domanda un po' antipatica, nel senso che andava a prendere proprio quelle robe, cioè nel senso, però erano robe neanche troppo sbagliate, cioè non erano sbagliate, cioè erano comunque, cioè sono cose che esistono. Allora, siamo stasera su Sega Saturn. Mi dispiace. Mostriamo un po' questa macchina. Io la cosa che voglio soprattutto dire di questa macchina è che è che ha avuto una fine assai ingiusta rispetto alla PlayStation, perché ci sono dei titoli molto interessanti, soprattutto il Panzer Dragoon. Non so se te Igor hai avuto il piacere di provarne qualcuno. Ce l'hai? Ecco, secondo me quelli meritano parecchio. E poi in generale anche molti titoli tipo Castlevania stesso, Symphony of the Night sul Saturn ha molte più features, e la grafica è diversa, c'è da dire quello, perché basta guardare la scalinata sulla PlayStation, la scalinata del primo livello è tutta bella dritta, sul Saturn è un po' scalettata, perché se non erro il Saturn fa i poligoni triangolari. No, non è così. Saturn fa i poligoni quadrati. Allora è contrario, sì. Praticamente prende due triangoli e li mette insieme. Okay. Infatti quello è uno dei problemi. Mm-hmm. Cioè, il programmatore è abituato a pensare a triangoli e non a quadrati, a rettangoli. Quindi faceva un fatica. Fosse solo quelli. Tra l'altro il Saturn non nasce neanche inizialmente come macchina 3D, macchina 2D. Dovrà essere la sostituta del Mega Drive. Quindi si parla nel 92 circa, quando il capo progettista Sato, Sato Eide mi pare si chiamasse, sì, incomincia a lavorare a quello che inizialmente si chiama Giga Drive, che poi cambierà il nome in Project Saturn. Okay. Quindi inizialmente la macchina deve essere un grosso 2D. Col sistema CD è una particolarità, doveva costare poco. Il motivo per cui loro passano a creare una macchina 2D è abbastanza semplice. Loro hanno creato la Model 1, quindi hanno fatto in sala giochi. Ti tieni presente che la R&D di Sega progettava tutto, sia gli arcade sia le console, quindi passava tutto di lì. Loro sapevano benissimo quanto è costato la Model 1. È stato uno sforzo enorme, un costo enorme. Certo, è andata abbastanza bene, hanno venduto abbastanza bene. Mm-hmm. Però è stato un bello sforzo. Con collaborazioni di GE, Lockheed Martin, parte della NASA, perché poi erano un loro coso, insomma, partecipazione a un monte di gente. Mm-hmm. Però sapevano che costava tanto. Quindi erano convinti che un 3D così agevole, che potesse essere facilmente programmabile, non usciva. Loro presero come metro, se non mi ricordo male, il 3DO, mi pare, come macchina, e basarono tutto su il NEC V60 inizialmente, 32 bit. È un singolo VDP, comunque un singolo processore grafico. Sì. Tutto cambia quando la Sony, ora non mi ricordo le date, ma mi sembra nel 93, novembre, dicembre, roba del genere. Quindi a progetto bello avanzato del Saturn arrivano le caratteristiche, sai, quelle caratteristiche base così che spari fuori, tanto per dire come potrebbe essere la macchina futura. Ecco, praticamente deve essere cascato la mascella a tutti quanti in terra, perché il problema era che la macchina non era solo 2D. La PlayStation Experiment, ovvero PSX, per questo molti la chiamano PSX, perché il progetto si chiamava così, PlayStation Experiment. No, si chiamava così, infatti. Eh sì, te prova di PSX e vedi tanta gente ti dice, lo so, ah lo no, so, sì.
Allora, aveva un processore, diciamo che era possibile, insomma, la macchina praticamente aveva la possibilità del 3D, un CD-ROM 2x. E il problema è che loro sparavano, ovviamente si sta dicendo in teorico, però 66 milioni di istruzioni di calcolo, 66 milioni di istruzioni, 67, roba del genere, di istruzioni al secondo in calcolo, cioè roba boom, schiaffi nella faccia proprio. 1,5 milioni di poligoni nudi, in teoria ovviamente, no? Quindi la Siga si sente male, prende proprio Sì. un bel cazzotto nello stomaco. Quindi, va bene, niente, punto, zero, boom, cancellano tutto, ricominciano. Allora, te tieni presente che il Saturn non modificano la data di uscita, quindi per loro nel 94 doveva uscire. E ripartono da zero nel 93. Quindi loro praticamente nel 93 al 94 creano una macchina che è 3D. Inizialmente hanno chiesto aiuto alla Siga of America per cercare processori, comunque trovare soluzioni o idee. Siga of America spara subito, cioè spara subito, va a chiedere, come hanno fatto quelli della Sony, alla Silicon Graphics un qualche cosa, e la trovano effettivamente. Però la parte giapponese non era proprio per la quale, soprattutto perché i giapponesi avevano la volontà di fare una macchina tutta in casa, o molto in casa, cioè in casa intendo casa Giappone, non Siga. Quindi loro pensano di chiedere a Hitachi una collaborazione, che tra l'altro già c'era. Quindi l'R&D prosegue sulla cosa lì e se ne frega praticamente di ciò che tira fuori o di quello che pensano poi in America, perché la Siga americana chiedeva comunque un add-on, e poi sarà motivo di problematiche, un add-on per il Mega Drive, ma ci arriviamo. Quindi ripartono da zero, incominciano a cercare una possibile soluzione per fare il 3D. Vanno sul il big processore, o meglio su sistema diciamo duale, no? Quindi due CPU, due VDP, insomma, cercate di avere un più roba possibile all'interno. Stiamo sempre parlando di un anno, quindi Sì. è una bella meta. Però dobbiamo dire che avevano già fatto macchine, cioè giochi importanti, OutRun, fondo OutRun, doppio processore, se non mi ricordo male, 68.000, Hang-On, Turbo OutRun, insomma, c'è diversa roba sui cose, anche se non erano perfetti, comunque ci avevano già lavorato. Quindi l'R&D non parte al digiuno. Vanno avanti, cercano varie soluzioni, cercano varie soluzioni. Ovviamente arrivano a creare la macchina, e la macchina ovviamente deve essere basata sul CD-ROM, quindi assolutamente, e doveva costare poco. Ora, ci sono un po' di diversioni sul discorso per cui sono passati quindi con l'Hitachi SH2, con due processori Hitachi SH2 in parallelo, invece di utilizzare per esempio la proposta della Silicon Graphics. Una è quella che dicevano che come proposta era cara, però non torna molto perché poi alla fine il Saturn costerà un botto sia in produzione che in vendita. L'altra è quello che ti ho detto prima, che loro volevano fare tutto in casa Giappone. Quindi penso che sia più questa. Comunque la macchina viene creata, viene costruita. Il problema è che Siga non ha molto tempo per fare quello che ha fatto Sony, cioè l'ottimizzazione. Sony non ha creato la macchina distruttrice di tutti, ha creato una macchina potente sicuramente, perché il Silicon Graphics, processore conosciuto, processore sicuramente coadiuvato da altri sistemi che ha inserito Sony in quel momento, però non ci interessa, ma era facile programmare, perché hanno sviluppato molto sulla parte sviluppo software. Siga non ce l'ha fatta, e poi loro prediligevano l'assembler, questa cosa che non ho mai capito come mai. Comunque, creano la macchina. Famosa frase di Yu Suzuki: penso che solo un programmatore su 100 riuscirà a sfruttare a piena potenza, e ovviamente parlando della collaborazione fra
le due CPU, quindi potenza collaborativa delle due processori del Saturn, processori in parallelo. In effetti Yu Suzuki ha fatto Virtua Fighter. Devi sapere che Virtua Fighter del Saturn, un personaggio è gestito da un processore, l'altro personaggio dall'altro processore, quindi devono lavorare in collaborazione, quindi è stato, Yu Suzuki disse che è stato veramente difficile, però ci riesce. Ora, ovviamente, cosa fanno questa macchina? Cominciano a sbandierarla come macchina che sarà migliore della Model 1, distruggerà il mondo e tutto il resto. Ovviamente, giustamente, tirano giù questa pubblicità. Diciamo, sotto qualche punto di vista, forse sì, molti altri punti di vista no. Model 1 comunque rimane un mostro sacro delle poligono. Comunque, diciamo che la macchina viene pubblicizzata così. Però quello ti dicevo prima, Sony utilizza il linguaggio C, quindi molte librerie costruite già pronte da dare alle cose, mentre il Saturn praticamente non c'è librerie, molte librerie vanno create nuove, va fatto tutto uno studio del developer particolare, usare l'assembly certamente non ha aiutato. Vabbè, non è un problema. Poligoni. Si era parlato prima dei poligoni. Poligoni, effettivamente, come si è detto prima, la PlayStation pensa in triangoli, se non mi ricordo male, sì, triangoli, mentre il Saturn andava a quadrati, cioè praticamente due triangoli messi insieme. Sì. Questo a livello teorico faceva sì che il Saturn avesse più poligoni rispetto agli altri, quindi sì, rispetto anche al Sony. Il problema è che la gente non era abituata a pensare, perché cioè, bisogna pensarle questa cosa, non era abituata a pensare a poligoni rettangolari ma triangolari, quindi la cosa ha dato diverse problematiche. Inoltre molti effetti di luce, di shading, texture mapping eccetera, no, non furono sfruttati appieno per il problema di prima, cioè, era difficile programmare, sì, librerie lasciamo perdere. Quindi vabbè, diciamo che di programmi comunque ne fanno per poter essere pronti per uscire su cosa? Uno si è detto Virtua Fighter, però Sony in realtà stava già lavorando su tirare diversi titoli fuori. Va bene, comunque diciamo che riescono dopo un anno a tirar fuori la loro arma. Ovviamente la pubblicizzano. Come la pubblicizzano? La pubblicizzano senza scoprire troppo le scarte, cercando di fare in modo che Sony capisse ma non capisse, quindi parla di processore ARM RISC CPU, non parlano molto della sua cosa, 24 bit color come palette, 16 milioni di colori, 8 sì, canali digitali del suono, 16 canali sintetizzati, tripla velocità del CD-ROM, eccetera. Non danno molte informazioni, ma danno quelle giuste per cercare di far vedere che la loro macchina ha una marcia in più. Quindi non parlano dell'architettura biprocessore. Forse sbagliando, secondo me, perché potevano obiettivamente dirla, forse era una carta buona, però non lo fanno. Va bene, nulla, siamo al lancio. 94 lancio. Sega, c'è anche qui un'altra differenza. Comunque Sega aveva già pronto alcuni kit SDK, quindi quelli da sviluppo, e in effetti ha una selezionata, molto selezionata, gruppi di programmatori vengono dati questi SDK. Allora devi sapere che purtroppo fino a quel momento la Sega e tutti gli altri, questi SDK, quindi questi kit, li vendevano. Quindi faceva parte del guadagno di tutta la macchina. La Sony, non ti dico che li regalava tutti, ma la maggioranza sì. E quindi capisci che la cosa ha spiazzato molto, ok? Comunque diciamo che Sega era pronta, tira fuori gli SDK, li dà ai vari programmatori, incomincia a fare la pubblicità di Virtua Fighter e dirà che ci sarà anche Virtua Racing, addirittura dice che sarà una conversione arcade perfect del Model 1. Vabbè, prezzo previsto $400-500, insomma, cominciano a farsi un po' di pubblicità.
Va bene, d'accordo. Siamo pronti al via. Mi sembra che in Giappone esce, sì, mi sembra che esce prima in Giappone. In Giappone esce il 32X. Allora, il 32X che cos'è? O anzi, l'X32. Sì. Che diavolo è questo coso? È il Project Jupiter. Allora, è stato fortemente voluto dagli americani, che volevano una macchina add-on che portasse avanti il loro Mega Drive, perché Mega Drive in America andava bene, ancora andava bene. Fondo in fondo, gli add-on li hanno fatti per loro. Anche il Mega Drive, il Mega CD e il Sega CD. Il problema è che quando esce questo prodotto, lui ha, guarda strano, un Hitachi SH2, anche se è una versione, uno step prima di quello del Saturn, però delle riviste hanno fatto 1 più 1 fa 2 e invece faceva 3, e quindi hanno detto: ah, se questo c'è il processore SH2 e quindi un 32 bit, e questo è quello che hanno dato nella piccolo stralcio di presentazione della nuova console Sega, questa è la nuova console Sega, e quindi ci hanno mentito, non c'ha il CD-ROM. È successo un casino, perché ovviamente la pubblicità non fu positivissima. La Sega spiegò subito il disguido, dice: no, attenzione, fermi, adesso usciamo a breve con il Saturn, tranquilli, non è quello. Però molti comprano questa macchina. Il 32X viene comprata a $150 in America, mi sembra, con una cosa del genere, quindi caro. Oggi lo è. Ok. Il problema è che poi quando esce Saturn, quelli si trovano a bocca asciutta, perché hanno già speso i loro soldi per una macchina, dopo poco ti esce fuori, esatto, la vera macchina nuova. Insomma, molti sono rimasti delusi. Già questo è un bello scotto ed è un bel pasticcio in casa Sega. Sì. Chi dice colpa della versione americana, come penso anch'io, c'è chi dice che invece sono i giapponesi che hanno sbagliato a fare le uscite. Insomma, fatto sta che questo è stato un bel casotto. Sì. Tra l'altro, in questo casotto avevano progettato anche un nuovo Mega Drive con dentro direttamente il 32X. Ah. Che si chiamava progetto... Non lo sapevo prima. Intanto come? Io sto giocando a Quake sul Saturn. Sto mostrando. Vai tranquillo, vai tranquillo. Dopo... non mi ricordo, Jupiter mi pare si chiamasse. Progetto Jupiter. Okay. Ah, allora qualcosa ho sentito, quel nome lì mi... Questa macchina esiste in un pezzo unico, tra l'altro. Sì, è un pezzo unico. Almeno sembra sia un pezzo unico. Comunque, se non è unico, ce ne saranno due. E quindi esce fuori una macchina che... poteva uscire fuori una macchina che creava ancora casino, perché obiettivamente era una macchina veramente inutile. Però hanno fatto spendere altri soldi. Quindi fare anche quel progetto lì, quindi il Mega Drive col 32X dentro, è stato altri soldi buttati holà nel cestino. Va bene, ok, arriviamo diciamo all'ora X. Come sta andando il Saturn? Allora, il Saturn nei negozi giapponesi arriva ovviamente con il suo bel Virtua Fighter pronto per essere venduto, 120.000 unità, 130.000 unità, una roba del genere, pronti per essere venduti. Ora non mi ricordo quanti yen, obiettivamente non me lo ricordo, comunque un prezzo un po' più alto rispetto a quello, anzi abbastanza alto rispetto a quello che era stato annunciato. Comunque diciamo che tutto sommato sembra un buon successo, sembra un buon successo. Effettivamente in casa Sega sono tutti abbastanza soddisfatti. Sì, peccato che poi quando è uscita la PlayStation hanno preso degli schiaffi, roba da fantascienza, perché quella macchina si è presentata con molti più titoli già da subito, e quindi insomma ha fatto gola i più titoli che c'era di là, anche se qui avevamo, perché Sega aveva l'idea del gioco allo stato d'arte, no? Sì. Pochi giochi ma belli, e invece Sony in quel periodo aveva tanti giochi, anche ciofeghe, basta che siano tanti. Sì. Tanto è che faceva la pubblicità soprattutto sui titoli, quanti titoli abbiamo? 5.000, 6.000, 8.000, 12... Sì. Non ti diceva il titolo, cioè te li diceva anche, però puntava molto sulla quantità. Certo. Ha pagato bene, obiettivamente ha pagato bene, e poi soprattutto sul Saturn, proprio perché era difficile da programmarlo, comunque i giochi arrancavano ad uscire. Quindi non è stato proprio il più bel lancio delle cose. Va bene, d'accordo, allora
Sony, Sega pensa di rifarsi dopo con una sorpresa, che gli va male anche questa. Nel 95 c'è la E3 in America. Qui dovevano presentare semplicemente le macchine al mercato americano. Sega fa il colpaccio. Sega pensa di fare il colpaccio e di spiazzare tutti dicendo che la macchina è da subito disponibile a $3.99. Quindi da subito pronta, ready go, via. La Sony doveva avere un management abbastanza, diciamo, svelto e snello, perché non ci pensa due volte, pigliano e danno pronto, ready go, cioè nel senso, dopo le tre sarà disponibile la nostra PlayStation a $2.99. Pam! Ok? $100 meno. Però la Sega si era preparata, cioè, diciamo che aveva avvertito tutte le sue catene, tutte le sue distribuzioni, dirette, e quindi, diciamo, la catena Sega era pronta per vendere. Peccato però che c'erano tanti altri piccoli negozi che non facevano parte della catena principale Sega, ma che comunque erano interessati al Saturn. Sì. Questi si vedono vendere da altri le macchine prima di loro, e loro, per non rimanere indietro, che fanno? Comprano le PlayStation e mettono sugli scaffali le PlayStation. Sì, sì, anche sappiamo Walmart, tutti quelli, no? Esatto. E si trovano quindi in svantaggio. Quindi, ora fa conto una cosa del tipo 80.000 unità vendute del Saturn, in realtà la PlayStation, appena era possibile, erano 100.000, una cosa del genere. Cioè, la Saturn piglia il Jaguar, il buonanotte, la Sega piglia degli schiaffi, roba da fantascienza. Sì. Questo anche in America, quindi Giappone, sni, non bene, America, oddio, lasciamo perdere, Europa, proviamo in Europa, siamo in Europa, va bene, d'accordo, ormai abbiamo preso sberle da tutte le parti, tra l'altro sta per uscire anche, se non era già uscita, il Nintendo 64, se non mi ricordo male. Sarebbe uscito poi un po' più là, sapevano comunque stava per uscire anche questo, e quindi dice vai, ora si piglia altri schiaffi, va bene, d'accordo, nessun problema, si prova a vendere la macchina nel territorio europeo, ci si prova, diciamo che gli altri mercati, l'Europa ha guardato gli altri mercati e non hanno fatto una bella pubblicità, anche in Europa ha arrancato un po' le vendite inizialmente, poi hanno provato anche a fare la famosa rivista di nicchia Sega Saturn Magazine, e quell'altro hanno fatto la PS Hits Magazine, eccetera eccetera, quindi anche qua diciamo che non si sta andando benissimo. Allora a questo punto c'è un solo metodo per cercare di guadagnare il più possibile: dobbiamo abbassare il costo della macchina, cioè la macchina, la famosa macchina grigia, quella originale, e quella bianca, soprattutto la grigia, ha un costo elevato di produzione. Quindi si incomincia a cercare di abbassare, nei 4 anni, se non mi ricordo, 4-5 anni che è rimasta il Saturn in vendita, abbassare il costo di produzione per mantenere bello alto il guadagno. Diciamo che ne fanno diverse, effettivamente la migliorano anche, per esempio secondo me il miglior Saturn rimane quello bianco tra quelli NTSC, tra l'altro ce n'è uno, e poi vabbè hanno fatto la versione europea, ma sì, Cristo, comunque anche la versione europea non è fatta male. Tutti e quattro, c'è quello grigio con i tasti ovali, poi c'è, sì, quello europeo con i tasti ovali anche lui, però col gamepad quello squadrato che è bruttissimo secondo me. È presente quello? Sì, sì, è presente. Poi dopo c'è la versione 2 con i tasti tondi europea, nera, e poi c'è quella bianca tonda, penso che è quella lì che stai dicendo, l'ultima. Sì, esatto. Quella lì. Diciamo, comunque cercano di abbassare il prezzo più possibile, ovviamente non è che la Sony sta lì a cantare sull'albero, anche loro incominciano a fare diverse versioni, anche se molte si assomigliano, anzi molte sembrano tutte uguali a guardarla, ma sai benissimo che di PlayStation ce n'è uno. Tante versioni. Sicuramente il primo cambiamento della PlayStation è la versione giapponese americana, primissime, che avevano più porte video dietro, le successive ci avranno soltanto la porta AV e via. Sì. Diciamo che il Saturn alla fine
dura soltanto 4 anni, ha cercato di fare titoli, diciamo, sempre allo stato d'arte. Tra l'altro, per esempio, Shenmue stavano facendolo sul Saturn, poi verrà trasferito tutto sul Dreamcast, ma comunque, tra l'altro, Shenmue doveva essere uno degli ultimi titoli del Saturn, diventerà l'ultimo titolo della Dreamcast, cioè questo titolo bellissimo, ma comunque portaiella. E la macchina è interessante perché comunque può muovere diversi poligoni, ground sharing sopra, geometry engine, pezzo, insomma è una macchina interessante. Ora, paragonarla alla Model 1, superiore alla Model 1, cioè diciamo su alcuni versi forse sì, su molti altri no. Tra l'altro poi comunque questa macchina finirà anche in sala giochi come STV. Davvero. In sala giochi, quindi ci sono dei giochi basati su questa tecnologia che in sala giochi andranno con cartuccia, mentre il Saturn funziona con il CD-ROM. Che tra l'altro, se uno ci pensa, in realtà anche il Saturn ha lo slot cartuccia. È vero. E ci sono alcuni giochi nel Neo Geo, quindi conversioni nel Neo Geo, che per caricare più velocemente nella cartuccia c'è una parte della mi sembra della grafica. Quindi è possibile velocizzare il caricamento, mi sembra due titoli, tre titoli, mi sembra un tanto. Quindi quello slot cartuccia non è soltanto per l'action replay, ma era anche per poter sfruttare altre situazioni. Sì. Teoricamente si poteva mettere anche un gioco in cartuccia, teoricamente. Aumentava la RAM di 4 MB. Si poteva aumentare la RAM, però c'era anche un paio di giochi, non mi ricordo quali fossero, ma che ci avevano proprio... Cioè, non c'era solo la RAM in più, c'era anche parte del programma e grafica. Sì. Quindi se tu metti l'action replay, quello non ti parte. Okay. Mi sembra siano due titoli, non sono tanti. Sì. Due. Una cosa del genere. Quindi diciamo che... Poi c'è anche la cartuccia per fare il backup dei salvataggi, giusto? Sì, terze parti. Diciamo che il Saturn è una macchina che la Sega ha fatto un miracolo, perché l'ha fatta uscire praticamente, non ti dico perfetta, ma comunque molto ben fatta in fondo, perché in un anno crea un miracolo. Ha una macchina però difficile a programmarla, è una macchina che può muovere molti poligoni, ha molti effetti, rimane un'ottima macchina 2D più che 3D. E purtroppo però era una macchina con pochi giochi rispetto a quello che è la PlayStation. Ora, diciamolo subito, la PlayStation comunque non è una brutta macchina, non è una macchinaccia. Il fatto che era più semplice da programmare, il fatto che ti davano molto supporto, molte librerie già pronte per fare i giochi, è ovvio che il programmatore si sposta di là. Insomma, voglio dire, cioè, è più facile produrre, è più facile vendere. Tra l'altro la Sony cambia anche un po' l'idea delle software house. Le software house fino a quel momento investivano e vendevano il loro prodotto in prima persona, con la Sony invece cambia, cioè è la Sony che ti paga il prodotto e poi lo vendono loro sul loro circuito. Molti titoli erano stati venduti sui circuito Sony dalla Sony, cosa che fino a quel momento, diciamo che non era sempre così, invece da lì incomincia a essere così. Quindi insomma molte software house insomma passano di là. È interessante come storia, 4 anni però ha lasciato degli ottimi titoli, ovviamente manco a dirlo, la maggioranza giapponese. Ci sono tanti titoli interessanti, ottimi conversioni, per esempio appunto si parlava prima della Capcom o dell'SNK, che altro Capcom. Quindi non mi ricordo come si chiamano, un paio di titoli di combattimento. Insomma, sì. C'è diverse cose interessanti sul Saturn, non è che non c'è nulla. Sì. Macchina che oggi costa cara. Io stavo giocando a Castlevania, ho battuto il primo livello, quindi sto mostrando. Anche Castlevania è un gran bel giochetto. Sì, che sul Saturn è la versione migliore, tra l'altro, perché c'è molte più aggiunte che sulla PlayStation. Sì, ora, perché poi su qui ci hanno investito di più. Ti ripeto, non è che il Saturn era
prendeva schiaffi la PlayStation perché doveva essere, però era una macchina che purtroppo per poterla sfruttare dovevi essere un gran bravo programmatore. Quindi, e poi lavorare molto di fino. Te, in un mondo in cui bisogna tirar fuori un gioco ogni 3 mesi, 4 mesi, diventa difficile. Sì, sì, certo. Sempre, sempre lavorare allo stato d'arte è un problema. Comunque sì, Castlevania c'ha dei bellissimi effetti. Ah, li sta facendo vedere adesso, ma... Quando super, fai quella super mossa lì, tutta, che lo schermo diventa bianco, lì è impressionante per l'epoca. È un bel gioco, onestamente, è un titolo interessante. Molto lungo, perché poi ha completato, se non sbaglio, anche al 107,5%. Sì, una cosa del genere. Poi i giochi, quelli da console, molti non erano arcade, erano proprio giochi complessi e lunghi. Molto lungo. Questo si richiedeva... Poi... Si richiedeva, anche se Castlevania è finito, non se la giochi, eh. Sì, sì, però... poi questo qua è... Cioè, Metroidvania, devi tornare indietro, rifare il backtracking, tornare dove prima non potevi andare, cioè devi ricordarti la mappa, perché non è che vai avanti, devi proprio anche tornare indietro, sbloccare cose, è complesso. È un bel titolo. Sì, ora, sì. L'emulazione non so a che punto è, io onestamente non l'ho mai emulato. Io lo usavo un po', ma non con l'emulatore che ti configuri te, col battocera, sai, quelli a base Linux, perché lì va un po' meglio. Va bene, andava già bene già qualche anno fa, però... Cioè, io adesso sto usando la console originale, se vai a vedere la live, si è molto bene. Così. Cioè, vai a vedere... Io preferisco sempre la console originale per il Saturn. Cioè, Saturn comunque... e ovviamente anche... Anche il primo Xbox, che non c'è modo di emularlo. Quale c'hai di Saturn? Quello PAL europeo. No, allora, ho quello PAL europeo, tasti tondi, però modificato con... ci ho messo 60 Hz. Mm. E poi c'ho il Phoebe, sai, il lettore SD anche lì. Sì, sì, ho capito. La scheda, e... l'avevo comprato già fatto perché... Perché il Phoebe non si trovava. Perché quello che lo produce da anni che non lo produce più il film. Mm. E allora adesso sono usciti altre soluzioni. È uscito il mode, che non so se hai mai sentito, Terrarium mode, sì, che va bene per la Play 1, il Dreamcast e il Saturn. Però è complicato perché bisogna saldare della roba. Il Phoebe era comodo perché c'era il Real Phoebe, però non si trovava perché non lo producono più. Allora l'unica maniera, l'ho trovato già, l'ho pagato anche parecchio, già col Phoebe installato. Capito. Comunque, macchina che a me piace tantissimo, devo dire che è una gran bella macchina. Sto battendo anche la morte qui... adesso. Ah. Sì. Anche qui purtroppo dobbiamo annoverarla fra le macchine che hanno fatto perdere tanti soldi, nonostante sia una bella macchina, ha fatto perdere tanti soldi comunque alla Sega, che poi ha portato a fare la Dreamcast, e che a un certo punto la Dreamcast, nonostante vendeva abbastanza bene, nonostante ci fosse un mercato che poteva anche, diciamo, risollevarsi un po', in realtà purtroppo non avevano più la forza di andare avanti, tant'è che poi chiuderanno parte della sezione hardware, e ti ripeto, la sezione hardware della Sega era unito a quello dell'arcade, quindi sì. è stato un bello schiaffone, tant'è che da dopo il Dreamcast in poi loro produrranno tutto su PC, sì, perché sono dei PC, cioè c'è proprio la stessa scheda del PC, la stessa scheda video dei PC messi lì dentro, neanche più modificate, un Windows 10 modificato appena appena. L'Xbox, cos'è che si diceva? Fosse il Dreamcast 2, si diceva qualcosa qua. Ah sì, allora il discorso della Dreamcast 2 è perché la Microsoft, quando la Sega praticamente chiuse parte o completamente la parte hardware della Sega, molti lavoratori andarono a lavorare appunto alla Microsoft. Siccome già stavano pensando alla Dreamcast 2, quindi c'erano già dei progetti, dei piani e delle idee in essere, passano questi progetti, perché vengono assunte le persone, passano comunque in Microsoft. E Microsoft non è che è scema, li sfrutta come idea, quindi certo. Ha usato questi concetti per sviluppare poi la sua macchina.
che non è un PC, che è una macchina che anche lì si basa su qualcosa di hardware basato sui PC, ma non lo è, e ovviamente sul loro Windows. Xbox, però non è la Dreamcast 2, cioè nel senso... Sì, sì, no, ho capito. È l'idea della Dreamcast 2, ma non c'entra nulla, cioè non c'entra nulla. Non è... c'è qualche idea, c'è una bella differenza fra dire che c'è qualche idea che volevano sviluppare per una macchina, invece poi l'hanno spostata di qua, insomma, che dire c'è tutto. Perché dice che Xbox non è un PC. Non è un PC perché non è un PC, cioè il suo processore è un ibrido fra un Pentium 3 e un Celeron. Ok. E la scheda video uguale, non è la scheda video completa che c'era in quel momento in vendita, tant'è vero che questa macchina riesce a fare giochi nonostante Windows, nonostante con 64 mega di RAM. Sì. Quindi non 128 come avevamo pensato inizialmente, 64, eppure i PC all'epoca per fare Halo, insomma, bisognava che fossero un po' pompatelli. Sì. Quindi è una macchina altamente, diciamo, ottimizzata per giocare, ovviamente. Windows che c'ha dentro di base è ovviamente stato potenziato e migliorato per fare la console, però non è un PC, cioè nel senso che non fa il PC, non ha le stesse risorse o le stesse problematiche del PC di quel periodo lì. Sì, sì, tra l'altro oggi l'hanno risolto, però se ti ricordi all'epoca esisteva dalla Francia una modifica per mettere dentro il famoso Pentium 3 a 775 MHz, sì, qualcosa del genere. Sì, sì. Però loro ti spiegavano che molti titoli non partivano non perché la macchina era più veloce, perché mancava una caratteristica che invece aveva la CPU della Xbox. Eppure il processore Pentium 3 è un processore Pentium 3, è invece nulla. Cioè è un custom quel processore lì. Sì. Tutto lì. Poi ovviamente è imparentata molto strettamente con tutta la roba hardware, non sono stupidi, con la roba hardware dei PC, quindi non sto dicendo che non derivano da lì, però non è come tutti pensano un Pentium 3 con una scheda video fischiata lì. Non è così. Esatto. Sì, sì. Poi c'è da dire che per quanto riguarda, non ho mai capito un'altra questione, la questione dei controlli 3D, no? Perché molto spesso si dice che sia stata la Nintendo, no? La prima, con Nintendo 64, a fare il primo controller per la gestione comoda del 3D con l'analogico, no? No, mi sembra sia stata la Saturn. Infatti volevo chiederti, è stato il Saturn con il controller 3D o è stata la... Perché non ho mai capito bene che ci fosse stato prima, chi ha copiato chi. Cioè, non è che ha copiato, allora, però... In realtà, allora, il controller 3D, vo' a vedere perché non me lo ricordo. Eccolo qua. Sì, che c'è il... Sì, quello che sembra un'astronave. Ok, poi, ora, bellissimo non è. No. Perché, insomma, ora, proprio... Beh, però io ce l'ho e comunque fa... Cioè, nel senso, è un po' ridicolo, però ci sta, lo sto mostrando adesso, sì. Io c'ho quello... C'ho quello bianco, sì. C'ho quello giapponese bianco. Ah, quello giapponese. Sì, ora, non mi ricordo dove è stato prodotto, quindi mi tocca andare a guardare perché le date. No, perché c'è sto dibattito tra Nintendo, Sega, chi ha creato chi, perché c'è un litigio su sta cosa. Basta semplicemente capire quando è stato prodotto il primo controller 3D. Sicuramente primo la controller Sony 3D. È stata l'ultima ad aggiungerci il... Allora, il controller 3D del Saturn è nato nel 96. Ok? Allora probabilmente 96. È stato lui. Perché mi sa che l'altro del 97, mi sa. Sì, perché il Nintendo 64, se non mi ricordo male, è una macchina, parlando sempre del Giappone, in Giappone è uscito il 23 giugno del 96. Questo è il pad del 705 del 96. Siamo lì, eh? Infatti siamo lì. Sì, siamo lì e non so chi ha copiato chi. Il 3D Analog Controller si chiamava. Sì. Che era uscito con Nights into Dream, forse.
Allora non mi ricordo, c'è un coso Mi sa che era che uscito con quello lì, quel pupazzetto viola che vola con con Knights tu dici. Nice, sì, con Nice, Stavo guardando le date. che poi la differenza è che quello lì lo puoi, cioè c'è lo switch sotto che poi o scegli il D-pad o scegli, Sì, non sì, li fa sì. andare tutti e due insieme. Non è come Nintendo 64 che in molti giochi usi sia quello che il D-pad, quindi no, o l'uno o l'altro. E alcuni giochi non ti vanno se tu metti in modalità 3D, proprio non va l'input. Questo comunque è un bel dilemma. Invece. Tenderei a dire che è stata la siga, però il problema è che quando c'è due prodotti che escano in date così vicine, Difficile. perché il problema cos'è? Cioè, allora, noi si scorda sempre, noi si dà sempre per scontato, quello è uscito prima, quello è uscito dopo, e quindi lui è primato, lui non è primato. Ma quando questa roba esce vicina, bisogna calcolare che per produrli non è che uno si sveglia la mattina e fa "Wow, Esatto. controller 3D". C'è uno studio dietro, quindi bisognerebbe andare a vedere Sì. quanto hanno studiato quelli della Sega, quanto hanno studiato quelli della Nintendo per fare questi controller. Quindi bisognerebbe andare a recuperare la documentazione tecnica. Quindi non è proprio semplice. Io tenderei a dire Sega, però. Secondo me è stata Sega perché era molto. Cioè, secondo me il fatto che con la PlayStation erano un po'. Si sentivano un po'. Avevano questo complesso di inferiorità. Ha detto, magari volevano provare a primeggiare sull'ambito 3D dicendo facciamo un controller migliore del 3D. Ah, sai che potremmo andare a vedere su Siga Retro? Aspetta un po'. Perché, per esempio, sulla PlayStation giocare i giochi 3D che non supportano l'analogico è un parto. Su Siga Retro, che mi fido parecchio, dice chiaramente che il controller è nato per rispondere alla rivoluzione del controllo Nintendo 64. Ah, allora è nato prima quello là. E questo controller è uscito poco dopo perché loro avevano già visto la Nintendo 64. Ah, capito. Quindi è Nintendo 64 che ha rivoluzionato con l'analogico. Ok. Però ti ripeto, quando abbiamo. Ora ci ho pensato dopo a Siga Retro, perché è un sito che c'ha sulla Siga. Non scrivono senza avere prove, ok? Questa Sì, gente. sì, sì. Sono molto obiettivi, devo dire la verità. Ok. Però bisogna sempre andare a vedere, quando due prodotti escono molto vicini, bisogna andare a vedere sempre la documentazione, quando è possibile, che cosa c'è, chi ha incominciato prima. Cioè, ti faccio un esempio. Un dilemma è che molti parlando dicano che Astron Belt ha fatto avere l'idea a Rick Dyer di fare Dragon Slayer. È falso, perché Rick Dyer, quando ha fatto uscire nell'83 Dragon Slayer, era già 5 anni che ci stava lavorando su. Se tu fai 5 anni indietro, ti accorgi che praticamente lui ci stava già pensando prima dell'Astron Belt. Ok? Quindi bisogna andare a vedere nella documentazione quando la c'è, che quando è stata pensata e tutto il resto. È così con questo controller. Comunque, lì su mi fido molto di Siga Retro, perché Sì. onestamente, ti ripeto, non sono scemi da competizione. Se scrivono in quella maniera vuol dire che è così. Certo. Comunque a me non è mai piaciuto, ti dico la verità. Tra l'altro, da questo controller poi penseranno alla forma di quello più o meno della Dreamcast. Anche se poi anche lì bisogna dire che ci sono diverse fotografie in cui fanno vedere una masnada di controller di varie strature, di vario tipo, prima di arrivare a quello definitivo. Comunque non è difficile che, tra l'altro, un controller uguale, simile a quello del D-pad. Quello del 3D, in effetti c'era anche tra quelli pensati per la Dreamcast. Sì, ma poi dopo c'è da dire che, cioè, alla fine, se ci pensi, tutta l'eredità della disposizione dei tasti dell'Xbox
nasce dal Saturn, perché da questo, che poi l'evoluzione di quello del Dreamcast, che poi se tu guardi tra quello del Dreamcast e l'Xbox non è che cambia. Ah, guarda. Ma questa per forza, perché ti ripeto, se molti progettisti che lavoravano in Sega passano alla Microsoft, la Microsoft fino a quel momento aveva collaborato per fare il Dreamcast, non è che sapeva come si fanno le console. Esatto. Quindi vanno a prendere apposta persone che lavoravano in quel settore lì, e non è che sono stupidi, le hanno seguite, ciò che gli hanno detto, esatto, hanno pensato di seguirlo. Le dico, sembra, esatto, una cosa normale. Perché alla fine... Che ti ha messo? Sì, esatto. Che jolle? Clockwork Orange, mai sentito? E Orange, Night, quello lì è arancia meccanica, Clockwork Night, scusa. Sì, no, ho capito, Valerio, ho capito adesso. Ho messo questo, Castlevania e Quake per ora, adesso... Poi un'altra cosa che volevo dire, che volevo chiedere... No, la differenza però... è che tra il controller del Nintendo 64, ok, che è stato il primo, ok, che io so che misurava molti più movimenti perché era molto sensibile, perché sì, l'analogico del Nintendo 64 è particolare, però il problema è che c'è quel problema che la plastica si usura plastica contro plastica. Si usura perché il grasso che sta dentro si consuma molto facilmente, ogni tanto va aperto e messo il grasso. Invece c'è un grasso siliconico dentro, ci sono alcuni tutorial che te lo fanno vedere. Cioè, quel joystick lì si smonta tutto, sì, e puoi smontarlo completamente. Sì, sì, l'avevo smontato io. E pulirlo dal grasso, quello bianco per intendersi, e rimetterlo. Sì, perché altrimenti si usura. Ecco, cosa che invece quello del Saturn, questo 4D, non ha quel problema lì. No, non ce l'ha quel problema lì, anche perché è totalmente diverso come funzionamento. Ecco, e infatti avevo visto che c'era anche un progetto amatoriale di un appassionato che stava facendo in metallo lo stick del Nintendo 64 con tutto cambiato dentro, capito? Rifatto uguale ma in metallo. Ma non so poi come è andata a finire, ma... meglio plastica antifrizione. E poi quello che fanno molti per evitare il problema è metterci fare una modifica, che praticamente mettono uno stick tipo quello del GameCube, ma non è la stessa cosa. Bah, sì, si può fare, però non so quanto possa essere vantaggioso. Non resiste tutti i movimenti. Non è a me mi sta a morire sto cavaliere che saltella come un imbecille. È veramente strano. Sì. Particolarissimo. No, altre cose che si possono dire. Io consiglio a tutti di giocare delle saghe come Panzer Dragoon, che praticamente sarebbe la versione. Sarebbe la. Sono le serie fondamentali sul Saturn, perché non so, PlayStation c'ha Final Fantasy e sì, invece qua abbiamo quella serie lì che tra l'altro mi sa che sai che su Saturn ci sono tanti purtroppo giapponesi RPG, comunque sì, ci sono diversi titoli interessanti, c'è un bel Bomberman, anche quello molto bello. Sì, è vero, c'è un difficilissimo, ora molti l'hanno delusi, alcuni sono contenti, Toca Touring Car della Sega. Sì. Favoloso Radiant Civil Gun. Adesso mostro, vediamo un po' che titoli ci sono. Radiant Civil Gun rimane un must, un Daytona buono, non male. Sì, poi vabbè, Fear, sì, e Enemy Zero, un altro titolo da provare. Perché più che altro è un'esperienza di gioco particolarissima, quello è veramente carino, Enemy Zero. Vabbè, poi c'è giochi di calcio, se vi piacciono, a me non piacciono. No, a me non piacciono neanche a me. Quindi a parte Nights into Dream, appunto, la saga di Panzer Dragoon, poi Guardian Heroes, Virtual Fighter, Sigarelli. Ecco, Panzer Dragoon 2 Zwei, penso che abbia addirittura due dischi. Darsi. Che quello lì praticamente è anche difficile da far partire sul Saturn con il Phoebe, perché ci vogliono delle patch particolari. Oh, sì. Sì, c'è tutte le protezioni anticopia assurde. Sì, poi... guarda, c'è voice over. Ho visto, infatti, ci saluta. Anche Toca. Ci saluta. Sì, ma sul Saturn non è che non ci sono titoli belli, ci sono. Il problema è che rispetto a quell'altro, alla PlayStation purtroppo ce n'era meno. Diciamo che per il giocatore
normale casual che non vuole giocare a roba troppo impegnata, il Saturn non è proprio così, è più sofisticato. Grandi giochi, Mega Man anche a me mi piaceva. Sì. Beh, molte conversioni del SNK mi piaceva. Bomberman, tra l'altro, mi sa che puoi giocare fino ai 16, una cosa del genere. Non me lo ricordo, di cioè, sicuro in 4. Perché io qua c'ho il multitap del Saturn. Sì, che è raro, tra l'altro. Io ce l'ho lì, ce l'ho per 4. E sapevo che se tu collegavi 4 Saturn tra loro, con ognuno quello lì, potevi giocare. Oppure 2 Saturn con 2 a testa di quello, potevi giocare addirittura in 16. Sì, sì. A Bomberman. Ci sono alcuni laser game, come si disse l'altra volta, Tangal, Ninja Yate, poi c'è il cosa mi si chiama? Cobra Command e Rod, sì. Rod Prosecutor, che poi in realtà sarebbe Rod. Sì, anche sì, poi dice anche D2. D2, sì. Poi vabbè, ha detto Shining Force, sì, sì, sì. Ce ne diversi titoli interessanti, sì. Però ripeto, di giochi imperdibili sul Saturn si perde la bussola. Comunque Radia Silver Gun è il gioco più caro che c'è, che comunque è un titolo da provare almeno, sì. Per forza. Ora io non mi ricordo se a me per esempio Sonic non mi dicono niente, però credo, no. Se non mi ricordo male, ci sono anche Sonic ci sono quelli che sono usciti, che io sentivo la storia l'altro giorno, che quando quello della Sega è arrivato lì in America, perché l'hanno sviluppato in America quello della quelli di Sonic Extreme, si dovrebbe chiamare quelli. Sonic History, sì. Sì, e quando hanno fatto 1000 versioni di quel gioco lì, ci hanno messo un sacco di anni perché hanno cambiato 1000 volte idea. Quando poi è arrivato lì in America a vedere come stavano andando, ha detto soltanto che è arrivato, il rappresentante ha detto buona fortuna, perché si è messo mai nei capelli ed è andato via. Infatti poi il gioco di Sonic fatto bene uscirà per Dreamcast, che è un capolavoro, sì. Sonic Adventure, ma quello per Saturn è abbastanza pietoso, perché ha avuto molti problemi, invece quello per Dreamcast è molto bello. Sì. Un titolo poi che bellino, carino, Litzman. Poi c'è il Gargamel. Poi c'è il coso, quello della Capcom, come si chiama quello con i mostri shuttle? Darkstalker, che ci sono tutte e due, io ce l'ho tutte e due e mi butto via come un bambino. Sì, è picchiaduro, sì. Sì, picchiaduro. Sì, che poi, non ho mai capito bene, viene anche chiamato Vampire Savior, da qualche parte. Sì, dipende se sei la versione giapponese o la versione americana. Sì, infatti io lo conoscevo, lo giocavo arcade col MAME sul mio Windows 98, ma lo chiama, cioè nell'elenco era chiamato Vampire Savior. Dopo ho anche Guardian Heroes, cioè di giochi da giocare sul Saturn ce ne sono. Il problema, ti ripeto, purtroppo sono pochi rispetto a quello che fa la PlayStation, perché quella ti ha svalangato titoli. Sì. Tra l'altro la cosa buffa è che ci si ricorda più i titoli fatti dal Saturn belli che non quelli della PlayStation. Però perché PlayStation tanto ti viene sempre Metal Gear Solid, ti viene sempre in mente, cioè i soliti 10-15, insomma, voglio dire. Sì, 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 il problema è quello. C'erano, diciamo che io per esempio, a me piace molto gli RPG, non quelli giapponesi troppo, però un po' più, cioè tipo Final Fantasy è proprio il mio limite, perché ce ne sono alcuni accettabili per l'Occidente, altri invece proprio che se non sei giapponese non li riesci a capire, non li apprezzi. E con per me... Allora, aspetta, l'espansione su alcuni giochi è indispensabile, cioè se no il gioco proprio non ti parte, non è che è un'opzione. Quindi Darkstalker, per esempio, o Vampire, non mi ricordo come si chiama, se non c'è l'espansione non parte neanche. Ti guarda, bellino carino, e ti dice, oh, metti l'espansione. Mi sembra il 2, soprattutto. Sì. Qua fanno vedere... C'è la differenza tra Panzer Dragoon sul Saturn rispetto a quello rifatto per Switch. Ah, vabbè. Vabbè, per esempio, se tu vedi l'acqua, a me piace più come è fatta sul Saturn. L'effetto dell'acqua. Sai che c'è di carino sul Saturn? Sul Saturn c'è carino il coso, il Dungeon Master, che è chiamato Dungeon Master. Lo feci vedere una sera. Dungeon Master, aspetta, ora te lo faccio, Nexus? Perché te è in 3D. Nexus. Cercalo, perché è in 3D.
sto facendo... è un Dungeon Master in 3D. Lo sto facendo vedere, ma... e va! Cioè, sei tipo... è Dungeons and Dragons? Sì, in 3D. Solo in 3D. Sì. È ma... più corto, ovviamente. Beh. Ma guarda che carino. Ma tra l'altro ci sono molte di cose nascoste. Ma è bellissimo con i mostri chattoli così in 3D, è bellissimo. C'è il mummione che sembra un gorilla con le con la benda. Sì, con l'armatura, gli spallacci. È bello però. Poi arrivare in fondo è un casino. Sì? Ah. Ma sì, non è così semplice. Ma è uscito solo in Giappone o anche in America? Solo in Giappone. Ah, ecco. In Giappone. Ma tanto è giocabilissimo, perché quelle poche cose di giapponese, a parte che oggi c'è il cellulare e tu puoi tradurlo. Sì. Quindi fai la foto e lo traduci, ma ti dice due stupidaggini, è molto più arcade rispetto a quello che era il vero Dungeon Master, quindi lo puoi giocare tranquillamente, però il 3D... Beh, non lo sapevo minimamente questo. Ah, questo è favoloso, questo è un titolino favoloso. C'è un video, se tu lo guardi, vedi proprio il 3D molto ben fatto, insomma. Ora, stiamo parlando dei 3D degli anni 90, Aspetta che lo sto mostrando. Questo è un titolo che in Giappone non è neanche facilissimo a trovare, ovviamente, però diciamo che si riesce a recuperare lo stesso. Facciamo così, vai. Aspetta che c'è la pubblicità. Okay. Pubblicità di che, il progresso? Eccolo qua. Beh, è carino, eh. Sì, è carino. Poi, fatto bene. Devi fare un po' di abitudine con il pad, perché ovviamente c'è il muovere a destra, lo strafe, destra, sinistro, movimenti, però guarda. No, ma è bellissimo. Lo vedi, no, te? Sì, che lo vedo, adesso bellissimo. Lo vedo. Questo va bene. Sì, voice over. Io ho parlato della storia proprio all'inizio della diretta del Saturn. Sì, nasce come macchina 2D. E poi dopo, quando scoprano come sarà la PlayStation, sì. Pigiano il reset e ripartono da zero. Saturn, sì, parlavo del Saturn. Perché in pochi se lo ricordano, ma io ho scritto un articolo tantissimi anni fa per il Saturn, proprio della sua storia. E tra l'altro l'altra sera, dopo che abbiamo finito la live, sono andato a guardiamo un po' dei laser disc, no? Scritto laser disc, è venuto fuori il tuo podcast di... c'avevi un podcast? Ce l'ho ancora, però io purtroppo il podcast non riesco a parlare. Mi riesce più facile parlare alla telecamera che non al podcast. E poi sono a corto di argomenti, perché lì parla del laser game, poi a un certo punto tutti finisci. Insomma, lì ho parlato di tutti i titoli di laser game possibili e immaginabili. Poi ho parlato un po' del film, del Laser Road. Ora, onestamente, non ho idea di che altri titoli, di altre cose parlare. Poi, hai fatto 16 puntate, se non sbaglio. Hai fatto... Sì, 16, 17, 18, non mi ricordo, roba del genere. Sì, comunque vedi, c'è tutto l'inventario, le magie, gli oggetti. Sì, però ti ripeto, è giocabile, anche perché c'è in rete la traduzione e un po' di guide per questo gioco, quindi è fattibile. Però è molto più... Io ho giocato a Dungeon Master per anni e ancora alcune volte accendo Amiga e ci gioco. Ti dico, quello è molto più Dungeons and Dragons, questo è molto più arcade, quindi non è un po' meno rompiscatole. Le magie sono le stesse, quindi se conosci le magie su Dungeon Master normale le fai anche qui, perché sono uguali. Sì. Personaggi sono un pochino più... Eccolo la formicona. Non è un gioco lungo questo qua. No, abbastanza corto. Molti meno. 4 orette, 5 ore. Non me lo ricordo ora. Comunque non è lungo, insomma. No, non è lungo. Anche perché... Allora, puoi salvare volendo, se non mi ricordo male. Però mi sembra ti serva la cartuccia. Sì. Comunque, wow, vedendolo così avrei detto che sarebbe uscito su PlayStation, non su Saturn, però... No, su PlayStation non c'è. E poi vabbè, c'è da ricordare, sebbene non è a livelli della versione arcade, bisogna ricordarsi comunque c'è anche House of the Dead su Saturn. Sì, e non è neanche malaccio. No, non è malaccio. Certo che tra quello del Dreamcast e arcade non cambia proprio niente.
Vabbè, Dreamcast è un'altra cosa. Un'altra cosa. La Dreamcast nasce come macchina anche da mettere in sala giochi. Il Saturn ci finisce dopo per altre ragioni. Anche perché il The House of the Dead Arcade era per Sega Model 2. Cioè, lui, per il 2. Quindi non era per l'1. Quindi era ancora più... Aspetta, te lo dico. Mi sembra sul 2, Mi sa sul 2. Mi sembra sul 2. Quindi insomma, per forza andava downgradato di tutto per farlo andare sul Saturn. Secondo me c'era. Sai, molti titoli sono stati degradati. Allora, The House of the Dead del 97 sulla Model 2 versione C. Ok. Quindi sono schiaffi sonori. Però anche per esempio il Toca, mi sembra che anche Toca Touring Car. Mi sembrava fosse. Aspetta. Touring. Mi sembrava fosse su un 2. Forse ma... sì. Via. Via, oggi sono sfasato. Secondo me anche perché sono stanco. Sono tornato di corsa. Faccio vedere l'ultima cosa. Guardiamo, voglio vedermi 10 minuti. I migliori 100 giochi del Saturn. Possiamo andare a questo e poi chiudiamo per stasera. Tanto abbiamo. Volevo guardarmi la top dei giochi del Saturn, perché il Saturn è la macchina che conosco di meno e che meno ho giocato. Quindi... Guarda, Nexus secondo me lo devi prenderlo perché è veramente carino. Anche questo Street Racer è carino. Voglia. Street Racer, Jax, un carino. TT Mats te lo sconsiglio perché ti fa venire male. Vabbè, poi c'è Hexen, il classico Hexen. Sì. Beh, quello lì che mi hai fatto vedere adesso è bellissimo. La Nintendo che usava una cosa simile al Laserdisc ma a rullo. Sì, l'avevo detto ieri che non è un simile Laserdisc. Allora, i Laserdisc, come ho detto anche ieri, non nascono dal nulla. Cioè, non è che qualcuno è arrivato, prima non ci aveva pensato a usare delle immagini cinematografiche, tutto in un corpo qualcuno ha pensato di fare cartoni animati e usare film. In realtà ci sono giochi, quello della Nintendo che si chiama Fast Draw, che usa la pellicola, una pellicola 35 mm, quindi due proiettori veri e propri, e c'è proprio il gioco. E ci sono anche dei jukebox con la pellicola, quindi tu ascolti la musica e vedi il video. Nonostante tutti si ricordano invece dei Laserdisc Jubots, ma in realtà sono usciti anche prima. Questi con i filmati di Jubots hanno avuto meno successo in pellicola che di quelli con i Laserdisc. Tutto lì. Perché veramente ancora li conosco di meno. Sigarelli è stato fatto da zero, sì, è stato fatto completamente da zero sul Saturn. Partendo praticamente da tavola bianca, noi dobbiamo farlo simile a quello. Proviamoci. Quindi... Sì, però è fatto bene, abbastanza. Sì, non è male. Anzi. È vero, c'è anche una versione di Tempest 2000 che ovviamente è fatto bene. Ah, poi c'è Rayman anche qua. Rayman sì, però sono quei titoli che praticamente sono da tutte le parti. Sì, no, infatti... Concentriamoci sulle esclusive. Il però più è vero. Bel Rayman è su Jaguar, anche se poi... È vero, sì. A nessuno interessa. Die Hard Arcade c'era, vero? Ah, Die Hard anche quello non era bruttissimo, certo. Ora non è che fosse chissà cosa, però non era brutto. Rayman comunque è un gioco molto carino anche sul Saturn, rimane comunque sì, un gran gioco. Infatti... Il Mats TD davvero ti dicevo prima di non ti lasciare perché praticamente sei sempre appiccicato al muro perché non sì. No, non c'è verso di guidare la moto, cioè obiettivamente. Cioè. Cioè, ma ce n'è davvero tanti interessanti, ripeto. Infatti, stavo guardando perché ne conosco pochi. Io. Ah, buono. No, messi bene. Mega Man 8. Poi, ora, noi stiamo parlando del Saturn, che è una delle macchine che col Gori dovremmo sviluppare. Tirar fuori diverse cose e siamo in difficoltà perché di titoli di giochi ce ne sono sboccati di fuori di più di quelli che si pensava. Ah sì? Sì, perché poi molti titoli non le... Tu magari li conosci però non li avevi giocati.
quindi adesso bisogna provarli. Che no, è che dico. Di Epardo. Sì, perché il Gori li prova tutti da prima. Quasi tutti. Quasi tutti. Quasi tutti. Ah, è vero, MechWarrior 2, cavolo, è vero, è Need for Speed. Allora, Need for Speed a me mi piace meno, molti invece piacciono molto, a me mi piace meno. E Eleven Action Returns, anche questo mi piace. Poi c'è c'è anche Virtua Cop. Sì. Virtua Cop, sì. Ma rispetto a cosa ti piace di meno Need for Speed? Need for Speed mi piace meno rispetto a quelli sul 3DO, perché a me quello del 3DO mi fa morire perché è trash da morire. Giochi sconosciuti, Baku Animal, boh, mai sentito. C'è anche Dungeons and Dragons Collection con l'arcade 2D. Dove? Su cosa? Sul Saturn? Sì. Questo non lo sapevo. Poi c'è questi giochi Silhouette Mirage, li ho sentiti parecchio, ma non li ho mai giocati. Comunque gli RPG ne avevano fatti diversi su Saturn, sono veramente carini. Il problema è che sto Space Hulk fa paura, quando ci arrivi fa paura l'alieno, tutto a schermo, faceva paura. Una bestia, guarda, adesso fra un po' ci arriverai. Sì, è impressionante. Quale? È Space Hulk. Space Hulk, sì, capito. Baku un porting, sì. Esatto, sì, ma non... Beh, poi c'è Space Hulk. Ah, sì, è vero, sì, cavolo, me ne ero scordato di questo. House of the Dead, eccolo qua, sì. Ma poi dopo ci arrivi anche te, perché tu vedi un po' in ritardo. Beh, comunque... Sì, ci sono dei giochini alla cazzo, tipo Magical Drop, io non li sopporto, quelli con le... Tutti come Puzzle Bubble, un po' noiosi. A Puzzle Bubble però il giochino, e tu metti, ci giochi 20 minuti, 10 minuti, ho fatto passare il tempo. No, ma Puzzle Bubble mi piace, non mi piace che ci sono tutti i cloni possibili e immaginabili, capito? Lo so. Piena roba. House of the Dead a me è piaciuto sul Saturn, dire la verità. Certo, non ho gridato al perfezionismo completo. È più bello quello del Saturn che quello per PC. Io ho provato quello per PC e invece... Ma sai, io ce l'ho, c'ho la pistola e tutto, mi ci sono messo a giocare la PC con il gioco. Cioè. Esatto. Ah, da Don Paci, vabbè, c'è anche qua Don Paci. Sì, comunque non è un brutto titolo. No. Dark Savior. Poi ti ripeto, tutti quelli del Neo Geo, vari giochi di combattimento, per me quelli sono... Ce n'è uno, a me piacciono i survival horror, me ne ero completamente dimenticato, Deep Fear. Ah, Deep Fear, l'ho detto prima. Non avevo sentito. Beh, quello è un capolavoro, quello è molto bello, sì. Deep Fear, cioè, se uno piace un po' gli horror, quelli vanno proprio preso. Sì. È tipo Resident Evil, però proprio particolare. Ah, però c'è anche Resident Evil, giusto? C'è. Che tra l'altro Resident Evil il primo è uscito prima sul Saturn, se non mi ricordo male. Non mi ricordo. Forse... forse sì. Non so. Dead or Alive, c'è Dead or Alive. Battle Garenga, mai sentito. Ah, Battle Garenga, c'è. Sai che non me lo ricordavo più. No, ma infatti per quello che guardo, perché io ne conosco veramente pochi. Deep Fear non è solo fantastico, è meraviglioso. Sì, quello lì. Secondo me poi deve piacere il genere. Allora, vediamo un pochettino. Sul Saturn è uscito il 25 luglio del 97. No, quindi è uscito prima su Resident Evil. È uscito prima sulla PlayStation, quindi ho detto una stupidaccia. Ecco, per esempio Metal Slug sulla Play 1 è brutto, è fatto male. Sul Saturn è perfetto. Io ce l'ho solo sul Saturn, non dire bene. Sulla Play 1 proprio lo vedi che ha fatto un porting male. Sul Saturn è fatto molto bene. Sembra quasi arcade. Garden Heroes, eccolo qui. Davanti c'è. Ecco, Vampire Savior, Darkstalker, sì. E siamo alla posizione numero 26. È Virtual On, bello. Siamo alla 27esima, ce n'è ancora parecchi, Worms mi piaceva, sì, però lo giocavo sul PC io. Sì, Mega Man X. Command and Conquer. Anche Virtual On... carino, però a me non mi ha mai detto nulla. Comunque carino, c'è una bella grafica.
Guardian, a me mi ha fatto impazzire, è stupendo. Ah, sai, ti ripeto, diciamo che non è, per fortuna non abbiamo tutti gli stessi gusti, ecco. Se no Quake. c'era fatto io lo stampino. Ah beh, sì, certo. Ecco, Marvel Super Heroes vs Street Fighters, anche Te l'ho questo. detto, quello a me piace tanto. Sì. Ce n'è uno e va, che nome è? Gurentai. Ah, un Gurentai. Ora appena ci arrivo lo vedo, sto Gurentai. Io Che nome, tutto attaccato. sono ancora a coso, a Hyper Duel. Eccolo Ah, ok. Virtua Cop 2, sì. qui, Litzman, questo è fantastico. Ecco, Dragon Force in RPG secondo me è carino. Anche quello. Shugenentai, ah sì, un altro Ecco, shooter only. Bomberman. Bomberman è arrivato. A me anche Bomberman, io ce l'ho e io mi ci diverto come un bambino. Duke Nukem 3D, c'è anche quello. Sì, c'è anche quello, però non è che poi stia. No, vabbè. Però ce n'è di roba. Wipeout XL, anche lui c'è. Wipeout, anche quello non è che proprio mi dice tantissimo. Comunque, Io diciamo, preferisco carino. F-Zero della Nintendo. Infatti. Shining Force 3, Tomb Raider, è vero che c'è anche Tomb Raider qua? E Sì, c'è anche Tomb Raider. non me lo ricordavo. Power Slave. Eccolo qua, Radiant Silvergun, eccolo qui. Grazie a Silvergun, se non ci fosse bisognerebbe pigliare la schiaffa sto tizio, quindi metterlo per Resident forza. Evil, eccolo qua. Tra l'altro costa veramente tanto, tanto, tanto costa. Cioè. Era in ottava posizione, era. Poi c'è Street Fighter Alpha 3. Street Fighter non sempre. Ecco, Nights into Ciao, Dream. Darian Silvergun, te tu sei sempre più avanti. Sì, Nights into Dream. Oh, al quarto posto Panzer Dragoon Zwei, quello che dicevo io a due dischi. Terzo posto Sigarelli. Secondo posto Virtua Fighter 2. Primo posto Panzer Dragoon Saga. Vabbè, Eh beh, era ovvio. ecco qua. Beh, adesso quando sei arrivato anche te, niente, poi. Sì, io sono su Panzer Dragon, eh. Sì, Panzer Dragon. allora. Sigarelli Championship. Beh, allora. Sì, vabbè, Virtua Fighter 2. Sì. Sì, il 2 effettivamente era un pochino meno. Vabbè, Panzer Dragon. Panzer Dragoon. Sì. Bene, dai, un po' abbiamo parlato, adesso abbiamo fatto un'oretta. Aspetta che c'è una domanda. Buonasera a tutti. Guardian Heroes, Virtual Knights sono tra i pochi giochi che hanno sfruttato appieno la potenzialità del Saturn e sono inconvertibili su PS1, dice. Guardian Heroes Virtual Knights. Sì, allora Knights è un gioco che è stato sviluppato proprio per questo, per cercare di mostrare i muscoli. Quindi era un titolo proprio per quello. Virtual On, sì, carino, bellino, però non, rispetto a quello sala giochi, insomma, però comunque si è fatto bene. Guardian Heroes mi piace, però non ci gioco tantissimo, però comunque sì, hai ragione. Knights sono sicuro che è stato creato proprio per cercare di mostrare un po' i muscoli della macchina. Okay. Ora però che sfruttassero molto di più la potenzialità della macchina, non lo so, anche perché, ripeto, nessuno mai è andato veramente oltre. Cioè, la famosa frase che ho detto prima di Yu Suzuki. La dice lunga e non è che la dice uno scemo, la dice quel dopo aver programmato Virtua Fighter. Penso che solo un programmatore su 100 riesca a sfruttare appieno la potenza elaborativa di un Saturn, sfruttando adeguatamente entrambi i processori in parallelo. Non l'ha detto Mister Scemo, ma Yu Suzuki, perché diciamo che programmare in assembler non era per nulla semplice. Poi non c'erano, come abbiamo detto, le librerie già pronte, te le dovevi creare, dovevi fare, cioè, era un bel lavorino, un bel lavoro di fino. Macchina sicuramente, ripeto, tirata fuori in un anno,
cioè dal momento in cui hanno pigiato il reset, al momento in cui l'hanno fatto uscire, è passato solo un anno e tirano fuori questo mostro di macchina. Quindi onestamente, tanto di cappello agli ingegneri della Sega, bisogna ammetterlo. Sì. Purtroppo Sony ha potuto lavorare su diciamo il contorno e la Sega no. Esatto. Peccato perché poi la macchina meritava. Poi hanno spawnato una macchina come il Dreamcast che praticamente è perfetta. Ora sui perfetto anche lì se ne potrebbe discutere. Diciamo che non avevano più fiato. Loro speravano in un miracolo, secondo me. Sì. La macchina, il Dreamcast è una macchina che esce, mentre qui abbiamo una macchina che esce, ma non era pensata per entrare nel mondo arcade. Sì. La Dreamcast invece viene pensata anche come base hardware subito per la versione arcade, cioè per i Naomi. Sì. Questo perché in questa maniera si andava a ottimizzare i costi di produzione, perché veniva utilizzato la stessa base da una parte e dall'altra. È vero che il Saturn è finito anche in sala giochi come STV, ma c'è finito dopo, quindi non è stato pensato subito così. Quindi la Dreamcast gli è mancato la forza di Sega nel poterlo portare avanti. Non era andata male nelle vendite, è che anche lì solito problema, poco software, lì però c'era problemi più che di programmazione o di fino, era proprio un problema di spicciolame, diciamo, proprio soldi. Io non so come ha fatto a tirarla fuori, però, perché... Sì, è un miracolo anche quello. Cioè, io per tutte quelle di... Cioè, rispetto alla PS2, fa paura certi titoli, già come si vedevano bene, la risoluzione VGA. Sì, erano tutti convinti, e sono tuttora convinti molti, che il Dreamcast sia superiore addirittura alla Model 3, non è vero. No. La Model 3, la Model 2, la Model 1. Ovviamente la Dreamcast è superiore alla Model 1, però sono macchine che sono create intorno ai poligoni. La Model 3 poi riesce a fare della roba impressionante come Scud Race, per esempio, che è impressionante e che Saturn non avrebbe potuto mai fare. Che il Dreamcast, dicevi. Che Dreamcast non avrebbe mai potuto fare, che l'avevano pensato, infatti c'è un demo, ma avrebbero dovuto tagliare talmente tanto. Cioè, quel gioco è puro godimento nei particolari. Se tu mi togli tutti i particolari di quel gioco e mi lasci solo la guida, non fine. È più lo stesso gioco. Cioè, però hanno fatto un ottimo Dayaton, quello sì. Sì. Però ecco, il Saturn, scusami, il Dreamcast era una buona macchina, ma ti ripeto. Qui invece abbiamo il problema che abbiamo un buon hardware, però è difficile da programmare. È comunque figlia delle macchine precedenti, cioè nel senso che l'unità developer si devono vendere, il gioco lo vendi tu che sei il produttore, non mi paghi la licenza per farlo. Esatto. Sony rivoluziona tutto in questo caso. Quindi Sony, tanto di cappello per la sua strategia più che per la macchina. Comunque non dico che fa schifo, però no. Beh, io adesso sto giocando sul mio canale Legend of Dragoon della Sony, c'ha degli effetti quando tu fai le invocazioni che non capisci com'è. Cioè, anche la Play 1 c'è della roba assurda. Sì, se sfruttata bene, anche quella è una roba. Con graphics sue. Sì. Però ti ripeto, sono stati furbi, hanno scelto un processore ben conosciuto dai programmatori, perché non è un processore creato per la PlayStation, ok? No, infatti. C'era già. Quindi sono stati intelligenti, dai, non c'è nulla a dire. La Sony ha analizzato molto bene il mercato. Ha detto cosa possiamo fare per entrare e rivoluzionare, cioè entrare e spaccare da subito. Sì, anche perché loro non avevano esperienza, quindi l'unica cosa che potevano fare è analizzare il mercato. Sì, molti dicono che l'esperienza se l'hanno presa dalla Nintendo, ma ricordiamoci sempre che con la Nintendo avevano fatto solo, avevano fatto praticamente un'unità CD da agganciare al Super NES, non è che avevano fatto chissà quanta esperienza. Infatti.
Quindi... Però una cosa che con la Play 2 un po' hanno un po' messo da parte, nel senso che io so che la Play, sì. 2, la Play 2 da svilupparsi giochi non era così facile. No, 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 l'hanno messa da parte, nonostante tutto gli andava bene lo stesso, perché la PlayStation 2 comunque è un record di vendite. Lo so, sì. Però diciamo che sì, l'hanno messa un po' da parte, sono tornati a fare un po' la siga del momento. Vabbè. Infatti non ho capito perché quella mossa lì, però... Ma secondo me perché dice, vabbè, ormai abbiamo vinto il mercato, adesso possiamo fare anche noi giochi di qualità. E però ti dico la verità, dal mio punto di vista ha più giochi di qualità la 1 che la 2. Può darsi ora non... Perché la 1 c'ha un po' di merda, ma è meno della merda che c'ha la 2. La 2 c'ha così tanti giochi che la merda proprio... Cioè, sulla 1 comunque anche quelli di merda sono simpatici, perché tu li vedi così con la grafica, cioè ti fa ridere i giochi. Invece sulla 2 non è più quella scusa lì. Sulla 2 vedi dei giochi... che hanno la grafica sulla, sono merda. Solo con la grafica bella, ma sono merda. E loro non lo accetti più. Cioè, no, non lo accetti più. Sulla 1 invece ci sta, dai. Ho visto ogni tanto resetti la macchina, ma perché sennò non ti entra in questo menu? No, ma ho sbagliato io a parlare, perché ti spiego, col Phoebe tu devi fare full boot, non fast, sennò ti va nel menu del CD. Allora sono sbagliato, ancora 10 minuti, facciamo 1:30 precise, così ci sono sempre 7 spettatori. Ah, abbiamo annoiato 7 spettatori. No. No, comunque la frase del Saturn che mi dicevi tu, quella che ha detto che per lavorarci bene hai detto ci vuole un programma. Ecco, che poi è una cosa che poi... Cioè, l'ultima volta che ho sentito una roba del genere è quando è uscita la Play 3, che anche lì col processore c'era da mettersi le mani, giusto? Sì, ti ripeto, la Sony... Perché poi dopo la Sony, dopo aver sconfitto praticamente la Sega, gli è rimasta la Nintendo. La Nintendo, il GameCube gli è andato bisbini. Poi loro sono stati intelligenti a riprendere quell'hardware, trasformarlo nella Wii. Poi manca poco, ci rifanno un altro tonfo nell'acqua, anzi stavano per andare giù con la Wii U, che la macchina li ha portati al collasso. La Wii U, sì. La Wii U l'ha portati quasi al collasso. Poi sono anche lì, colpo di coda, riescono a ritirare... Cioè, che la Switch è comunque... Meno l'avrei detto, perché scusami, dopo la Wii non hanno fatto molti soldi. La Wii. Sì, l'avevamo fatto, capito, ma se tu gli investi in modo sbagliato su una macchina che invece non ti tira un nulla, ne hanno investiti così tanti con la Wii. Ma guarda che la Nintendo non fa soltanto... No, la Wii U è una macchina completamente, diciamo, diversa, pur essendo simile all'altri due. Diciamo che non usa più il processore quello... Il Manhattan, se non mi ricordo male, si chiama così, ma utilizza il processore originario, il 603, il 604, non mi ricordo come si chiama, processore della Power PC. Sì, ma io non... Però il problema principale è che loro lì sbagliano, secondo me, a chiamarla Wii. Sì, ma infatti hanno fatto confusione. Sì. La gente ha pensato che fosse, guarda, la Wii portatile. Sì, esatto, la Wii portatile, infatti, Wii U. Perché in realtà la Wii U è una macchina potente. Molto, sì. Però se tu se tu credi che sia semplicemente l'ennesima evoluzione del GameCube, ecco che vanifichi il tuo prodotto. Poi la Nintendo non fa soltanto giochi, non fa soltanto console, cioè fanno anche, per esempio, se non mi ricordo male, fanno anche action figure. La Sega sicuramente fa action figure. Sì. Ma anche la cosa. No, è perché quindi, sai, dopo, io pensavo che l'epoca d'oro della Nintendo fosse appunto la settima generazione, perché tra DS, che ha venduto un casino, e la Wii, che ha venduto un casino, pensavo che... Ma qui te la dimostra la Sega stessa. Si vende tantissimo la Model 1 e la Model 2, si è venduto tantissimo. Però non è bastato per risollevare tutte le cose. Ti ricordo che le altre case avevano due sezioni per fare l'arcade, per fare le console, la Sega le usava la stessa. Ah, sì. E lì, per esempio, la Model 3
Ne hanno vendute, ma non così tante. Sì. Comunque, VoiceOver dice no, è un piacere seguirvi, amo queste live. Fregati. Dice che la Nintendo Wii U gli rimane una grande macchina. Sì, non è che è una brutta macchina. A parte anche lì, bello, perché c'ho questa macchina e di là spenta, praticamente no, non la uso mai. Io invece sai che la uso tanto e tutti quelli che mi convincono, ma dai, prendi una Switch perché te la godi, io dico, guarda, è già un miracolo che mi godo la Wii U perché per quanto mi riguarda le robe nuove non... Cioè, dico, è ecco, l'unica console mi... di ottava generazione che ho. Per buon, la Wii U. E me la godo, mi piace tanto. Io te lo ripeto, a me mi hanno regalato la Xbox One. L'istruccata. Quindi, io non ce l'ho quella lì, io non ho neanche. Io sono solo sì, quello. Però capisci? Io mi piace conservarla, ora l'ho messa per benissimo. Però me l'hanno regalata e lì ferma. Sì. Perché no, i giochi troppo nuovi non mi attirano moltissimo, è quello il mio problema. No, brutto, infatti, però. È comoda se devi emulare tutta la roba Nintendo, se la modifichi tutto quanto dal NES, compreso il DS, lì ci gira, anche GameCube ci gira, tutto senza problemi. La versione è bianca, no, la mia è nera. Anche la mia è nera, sì. La versione nera perché è quella con più memoria dentro. È la versione premium, sì. Boh. Sì, la versione premium, poi hanno migliorato anche la con la... Comunque, la Nintendo stava andando giù, quindi anche lì la Sony dice, ah, vai, ora rimango da sola. L'unica gli fa veramente concorrenza reale è la Microsoft, perché poi la Nintendo c'ha quel suo mercato di non ti voglio dire fanboy, ma comunque il suo mercato specifico, sì. Gioca su quel mercato lì. Intelligentemente, tra l'altro, perché così perlomeno non rischia troppo, anche se ripeto, se la Wii U. VoiceOver, io per il problema della Wii U che c'è la wifi di merda, io cosa uso? C'è un aggeggio che vende la Nintendo, praticamente è un adattatore ufficiale per la Wii U che converte, cioè praticamente si attacca al USB di dietro e ti dà la presa Ethernet col cavo. Ah, io ce l'ho quello lì perché la Wii, allora, a parte che qua giù a me la wifi non arriva, l'ho pagato 10 euro all'epoca, parlo di 4-5 anni fa, su eBay, è comodissimo, attacchi dietro, cioè qui ci metti il cavo di rete e c'è la connessione decente anche su Wii. C'hai il pad collegato al cavo di rete? No, la console. Ah, ok, ma lui sì. Parlava del wifi della macchina. Sì, ho capito. Ecco, invece la versione bianca c'aveva anche il problema che tra il pad e la console spesso perdeva la connessione, cosa che la versione nera non ha, perché è migliorata. Oh, via, c'ho la versione migliorata. Vabbè, ho capito, mi toccherà attaccarla, dai. Sì, bene. Direi che... Poi dopo non so che cosa faccio girare, perché c'ho un titolo solo che mi sembra sia Mario qualche cosa. Poi l'altro sì problema è la batteria, che anche ho dovuto cambiarla, perché se la lascio io un po' non la carichi, va... Non dura. Penso che le batterie di quello lì siano andate tutte a farsi bimba bim bomba. Con pochi 10 euro la cambia, ne metti anche una migliore, quindi pure. Cioè la trovi con poco quella lì. E l'altra console però portatile, cioè le più nuove che uso sono la Wii U e la PS Vita. Basta. Altre cose non... PS Vita, che alla fine uno usa o la PSP, però anche sulla PS Vita gioco più che altro qui della PSP, quindi alla fine basterebbe la PSP. Per un po'. Tutto lì. Oh, buono, dai. C'è qualche domanda da qualcuno? Non credo. Se avete domande, fatele adesso che siete in otto. Qualche domanda, dai. Che sennò chiudiamo. Perché... Poi dopo, basta. A parte, non credo ci siano domande. No, non credo. Aspetta. Non ce la fate. No, perché. Insomma, a parte che siamo cotti un po' da ieri. Cos'è quello? Un cappellino? No. Volevo un elicottero di Cagliostro quando ne vedi uno. Ah. E guarda, meno male se sei un grande cultore di anime. Chi io? Sì. Quando l'ho detto che sono un cultore di anime? Mai, però era per dirti una biscrata. Ah, ecco. No, io non, cioè non tantissimo, dire il vero. Non tantissimo, beh, già qualcosa. No, non tantissimo, gli anime ce ne sono pochi, guarda. Cose troppo giapponesi, un po'. Insomma, a me piacciono molto i Ghibli, Studio Ghibli, sì. Quello di Cagliostro, dai, i Gundam. Beh, quelli lì sì. Quelli sì. Però non me lo ricordavo, cioè, l'ho visto troppi anni fa.
Sì, l'elicottero del conte, non mi ricordo come, di Cagliostro. No, dai, domani E non. Ok. quello sta sopra il cliffhanger che ho laggiù, solo che questo è in riparazione perché mi si è rotto per la 25ª volta l'elica sopra. Bene, dai, direi che possiamo chiudere. Un'ora e mezza, abbiamo fatto un'ora e mezza precisa. Visto che bravi. Stati bravi, dai, così. Cos'è Miyazaki? Sembra uno di quelli. Sì. Vabbè. Mi sembra uno di quelli belli. Bene. Mi butto a letto allora a dormire. Sì, niente. Paolo voleva esserci anche lui, ma non è riuscito. Voi sopra ti aspettiamo le prossime volte. Che ti devo dire? Cioè, ecco, la prossima, forse la prossima console che faremo, adesso aspettiamo un po', facciamo fra 2 settimane perché facciamo un po' di pausa. Sicuramente voglio che ci sia VoiceOver, voglio che ci sia te, Igor, Paolo e anche VoiceOver perché ci muore da ridere. Paolo stesso l'ha detto ieri sera, Nintendo 64. Oh mamma. Facciamo su quello lì, non me ne Perché frega Nintendo niente. 64? Spiega un po'. Facciamo la puntata sul. Sì, ma perché avete Perché purtroppo. VoiceOver lo odia con tutto il cuore, c'è da Ah. dire po cani e porci, quindi voglio che ci sia. Che ci sia anche lui. Perché Ma in Nintendo 60 perché povera bestiolina? Non. dice che la console del cazzo. Anche Matteo un po' lo dice. Il segnale video della qualità video che c'è soltanto il composito, quelle robe lì. Ma c'è un motivo per quel composito, se, cioè, si ritorna al discorso di prima. Cioè, perché, cioè, allora, i segnali compositi gli piaceva tanto ai giapponesi, i segnali RGB piaceva tanto all'Europa, i segnali S-Video piacevano tanto agli americani, era così. Ma il problema, sai qual è? Che Nintendo 64, a parte solo il composito, il problema suo, rispetto allo SNES, è che c'ha tutto quel filtro anti-aliasing che già sulle risoluzioni texture basse fa ancora più. Capito? Sì, ho capito, vabbè, ma beh. Infatti anche se tu lo fai in RGB non lo vedi bello nitido, devi metterci anche la patch per togliere quel filtro lì, se no non lo vedi bello cristallino. Sai, bello cristallino, non è che la macchina sia. Beh, però rispetto al Saturn, che bello cristallino, o la Play 1, cambia. Per esempio, il più nitido di tutti, secondo me, è il Mega Drive. Drive. Come RGB è Signor proprio. Filippo. Bisogna vedere un attimino quale versione, comunque diciamo di sì. Beh, comunque è molto, molto nitido. Bene, il VoiceOver dice che sarà malato, si è messo a ridere. Non mi piace la scelta di Nintendo di riciclare il motore grafico per quasi la totalità dei giochi, un po' come sta facendo la Switch. Sì, Ah, sì, perché questo è vero. lui dice che effettivamente quasi tutti i giochi di Nintendo 64 hanno lo stesso motore grafico che gira e rigira sempre. Testo no, ma molto simile. Ma infatti io la Switch a me non piace, quindi non ci La provo più. Vabbè, Switch non ce l'ho, io parlavo della cosa. niente, dai, Della cosa. prossima. Vabbè, dai. Va bene. Quindi prenderemo il nostro super esperto voiceover per il Nintendo Sì. 64. Va bene, d'accordo. Sì, E poi. vogliamo. Va bene. La vedo brutta io se lo dico. Va bene, grazie per averci seguito e ci vediamo più o meno fra 2 settimane con. Dai, con Nintendo 64. Chiama anche il Gori, dai, il Gori piace, no, lui è No, non Sega. lo sopporta. Lui è Sega, Sega. Lui è che. No, non è solo quello, è Beh, che, sì, vabbè. però il GameCube gli piace, dice. Il GameCube sì. Però le altre mi sa che le odia. Sì. La ma lui la, si, la come la chiama? Sega o Siga? Siga. Ah, Siga? Ok. Dai, lo voglio con la maglietta del coniglietto. Come. Cos'era? C'è quel coniglietto? Ho iniziato la live così. Lui con la maglietta del coniglietto. Mi ha fatto non ridere. Ah sì, come cavolo. Dottor, com'è il signor lì? Che non mi ricordo. Volevo nemmeno io se ho Vabbè. capito qual è. Vabbè. Lo voglio così. Dimostra Vabbè, allora come per. facciamo le magliettine. Sì, va bene, dai, stiamo facendo ridere a tutti, vi auguriamo buonanotte e ci vediamo alla prossima.